in questo luogo alla storia proclive. Noi vogliamo fare presente ai nostri amici che il nostro fine è quello di radicarci nella società nella quale noi siamo nati, nella quale, con E la che quale ci intringe. esatto, ci identifichiamo e che vogliamo assolutamente difendere. Ma ricordiamoci bene, è tutta una sequenza di valori che nascono proprio da queste parti, perché qui siamo niente un po' di meno a Sutri, e Nel questo mercato, nel circo, nel teatro allora, questo è etrusco. qualcosa che è di molto anticipato, Questo del l'equivalente IV secolo fatto, avanti Cristo. appunto, equivalente fatto dai romani. Questa è la grandiosità del fenomeno, per cui non esisterebbe il Colosseo se non fosse esistito prima. Il teatro di Sutri, ad Esatto, e esempio. questo atteggiamento culturale, mentale, quello di richiamare il popolo a qualcosa di notevolmente importante, non è il popolaccio come quello che vogliono loro signori, un popolo di gente sottomessa, prona alle balle raccontate da questi mascalzoni, ma un popolo partecipe, come dimostra questo concetto della circolarità del Della cerchio. cognizione, dell'intelligenza, della Esatto, per cultura. cui il popolo è qui, e non è qui per applaudire il primo idiota che passa, e tantomeno a farsi tanti segni sulla faccia o altrove, capito? Ma è qui per verificare anche qualcosa di importantissimo, cioè ad esempio la tragedia. Il concetto di tragedia significa un mito, una mitologia che nasce non dall'invenzione della singola persona, Ma non dalla da un tradizione mito. culturale, da un Esatto. insieme di intelligenze, Questo è il concetto di da una tragedia. Ecco, comunicazione intelligente e trascendente l'individuo. questo è ad esempio il concetto fondamentale di tragedia, che nasce sicuramente in Grecia, però si avvale anche di questa cultura concomitante, perché i rapporti tra gli Erano Etruschi e i continui. Greci erano continui. Si vedono tracce della grecità in tutti i reperti etruschi, e come si vedono delle forme di similitudine Beh, qui non ci scordiamo mai che c'era l'isola d'Elba oltretutto. e Vetulonia e Populonia, che erano i centri addirittura di Vulcano, che dicevano i greci, Esattamente. e cioè delle fonderie di acciaio dell'epoca, che Esattamente. erano rarissime. Era una Esattamente. cultura, una conoscenza tecnologica di Che pochissimi non, appunto, etruschi. e non a caso anche il concetto dei titani che aspirano a scendere al cielo e vengono distrutti perché la loro volontà è una volontà puramente terrestre e non spiritualizzata, però rappresentano la potenza della creazione del metallo, dell'operatività del metallo. Ricordiamoci questa cosa, volevo finire. L'alchimia incomprensibile al Esatto, popolo. oltretutto. Ma l'altra cosa che volevo ricordare, e riallacciarmi alla faccenda che esce fuori da questi concetti, che la tragedia greca non è il rito sacrificale della Chiesa. La Chiesa rappresenta in questo mito, che è la messa, un sacrificio. Però la tragedia, che è sempre qualcosa di molto spesso cruento, rappresenta un qualcosa di corale, tant'è vero che esiste il coro. Certamente, esiste l'attore, l'antagonista e il E coro, per cui il che è coro. quello che fa da riferimento ad entrambi, da Esattamente. punto di riferimento centrale. Nella messa cattolica il coro canta solo le lodi del Signore. Mi sembra che la È una differenza. trasposizione logica assurda, inconcepibile. Esattamente, io non devo dire nient'altro. Ci è capitato di acquistare questo Bellissimo libro, libro. che è importantissimo perché narra la storia di un uomo, di un giusto, che siccome non era allineato, hanno Al trovato al potere, potere, non l'hanno fatto, l'hanno messo santo, in non l'hanno crucifisso fatto santo, e e non mai l'hanno ci messo. diventerà finché Sì. resterà questo regime. E soprattutto si era messo in concorrenza con quel giro di soldi delle cooperative cattoliche. E oltretutto, oltre aver Come abbiamo lasciato un detto, la lascito, Compagnia delle Opere, per esatto, dirla tutta. oltre aver lasciato un lascito che solo chi è andato
a visitare San Patrignano si rende conto bene. Si rende conto di cosa vuol dire la redenzione dei giovani, ricostruire delle persone distrutte e ricostruirle interamente, uomini integri e effettivamente operativi nella società. Bene.